Amici di Gazzetta del Sud, oggi vi facciamo conoscere il guru della pizza calabrese, perché sì, la pizza calabrese esiste e l'ha inventata, spero di utilizzare il verbo azzeccato, sì. Bruno De Rosa. C'era un vuoto fino a qualche tempo fa alla voce di pizza calabrese. Questo vuoto, possiamo dire con certezza, è stato colmato da Bruno De Rosa e dalla sua idea. Ben trovato Bruno De Rosa, grazie, e quindi grazie per essere qui con noi con Gazzetta del Sud. Grazie a voi. Svelaci i segreti, non tutti magari, perché sappiamo quanto siano importanti i segreti per chi cucina, della pizza croccante calabrese. Allora, segreti. In pizzeria segreti non ce ne sono, ci sono dei sistemi ben precisi per lavorare gli impasti. E io ho creato un sistema esclusivo per questo tipo di prodotto, quindi siamo partiti da zero, 2 anni e mezzo di lavoro e abbiamo creato questo prodotto. Il sistema di impasto è proprio un sistema innovativo che non esiste in nessun altro tipo di pizza, infatti noi cerchiamo di tenerlo un po' riservato, perché oggi c'è un po' di copia e incolla in giro, quindi è meglio evitare, tra virgolette. Poi il prodotto viene lavorato con lievito madre, quindi noi usiamo un lievito che abbiamo dato un nome, diciamo calabrese, che si chiama A levatina. A levatina. No. Che da noi si usa il levato, si dice, oppure il lievito madre e così via. Noi gli abbiamo dato un nome perché noi siamo molto radicati alla nostra regione. Perché noi abbiamo una potenzialità, secondo me, che non sviluppiamo al massimo. Una curiosità, caro Bruno, ci diamo del tu, concedimelo. Al di là del discorso tecnico, lievito madre, impasto, se tu dovessi convincere un avventore qualunque a gustare la croccante calabrese piuttosto che un altro tipo di pizza che va per la maggiore, su cosa faresti leva? Allora, il prodotto croccante calabrese è molto digeribile. Intanto noi lavoriamo con impasti che superano le 48 ore. Nello stesso tempo il lievito madre che usiamo è importantissimo, perché il lievito madre è diverso dal lievito industriale o lievito classico che si utilizza in pizzeria. Diciamo che ha anche un indice glicemico più basso di quello che è la pizza classica, in ogni caso che sia napoletana o che sia romana. Il prodotto è da provare, perché mentre tutte le altre pizze ti danno un gusto in bocca che si avvicina molto al sale e sparisce in poco tempo, la croccante calabrese rimane in bocca un gusto persistente nel tempo. Restando in ambito di pizza, appunto di croccante calabrese, al di là della parte pratica c'è una storia dietro ogni azienda, sì. Dietro ogni uomo. Sì. Bruno De Rosa non è nato con la croccante calabrese. No, io sono nato come agente di commercio diversi anni fa. Poi, siccome il lavoro di agente di commercio stava scomparendo, perché le aziende stavano cambiando il loro modo di lavorare, come è stato cambiato anche negli ultimi anni, quindi insieme a mia moglie ho deciso di aprire una scuola. Da questa scuola prima facevamo corsi di pizzeria, poi abbiamo ampliato corsi di cucina, poi abbiamo fatto corsi di sala, stiamo facendo corsi di sala, e oggi possiamo dire che siamo l'unica scuola nel meridione d'Italia certificata ISO 9001, da un ente importante, ma nello stesso tempo siamo l'unica completa, cioè per chi deve fare corsi o va in una scuola di pizzeria o in una scuola di cucina, da noi può trovare tutti i servizi. Diciamo che l'idea croccante calabrese è nata in Australia, siamo stati a Melbourne con mia moglie a fare una consulenza e abbiamo visto che i nostri compaesani ancora avevano quella calabresità che noi stiamo perdendo, cioè la calabresità dei nostri nonni, quindi si fanno ancora la grappa in casa, anche se vivono in palazzi con enorme sfarzosi, certo. Sfarzosi, si fanno i pomodori da soli, si fanno le cose tutto quanto da soli. Bruno è anche un imprenditore, perché sì. Per arrivare a fondare, a istituire questo brand, bisogna avere un'idea. Io penso che dietro ogni imprenditore ci sia un'idea, ma ogni imprenditore che si rispetti ha preso delle porte in faccia. Vuoi raccontare anche i tuoi fallimenti? Considera che noi quando siamo partiti con questo progetto, tutto il progetto è durato 3 anni e mezzo. Quando io sono partito, perché sono un tecnico di farina, quindi sono partito dal mix della farina.
le prove che ho fatto a casa sono state tantissime. In questi 3 anni e mezzo è chiaro che ci sono stati dei fallimenti, molti impasti buttati, molte cose, anche perché io sono anche un po' esigente, quindi oggi diciamo il nostro affiliato trova un impasto già perfetto, equilibrato per quello che gli serve, per quello che ci serve all'interno della pizzeria, e oltre a questo naturalmente ha un know-how completo di tutto quello che è il nostro prodotto. Come si riesce ad entrare in questo mondo chiamato croccante calabrese per i ristoratori, per chi magari ha una pizzeria o un ristorante? Noi in Bello Povere allora facciamo una selezione iniziale che è concentrata principalmente non tanto sulla professionalità, perché avendo la scuola addestriamo noi il personale che ci serve, che serve anche all'affiliato, ma principalmente guardiamo il lato caratteriale della persona. Non ci interessa quello, perché noi andiamo a fare un progetto insieme, non una semplice vendita o un'affiliazione fatta così. C'è un progetto dietro dove anche i nostri affiliati hanno forse visto il 20% di tutto il progetto, e naturalmente come tutte le cose vanno strutturate bene e va seguito il mercato in base anche alle esigenze del mercato e del cliente. Quindi il ristoratore oggi ha la possibilità di affiliarsi se ha le giuste nostre le giuste caratteristiche, no? Che devono essere prima di affidabilità come persona, non avere problemi di altro genere, c'è tutta una serie di cose che deve dare garanzia anche a noi che lui segue il progetto, perché non è seguire una pizza, faccio l'impasto, lo metto sul tavolo e ho finito. C'è tutta una serie di cose, di piccole regole che vanno seguite, nell'interesse loro anche nel nostro. Noi per esempio abbiamo una persona, un responsabile marketing che si occupa solo esclusivamente di croccante calabrese, segue i nostri affiliati. Però in conclusione una cosa te la chiedo. Sì. C'è la pizza pugliese, la pizza siciliana, la pizza napoletana. Possiamo dire ufficialmente, lo giuriamo, sì, che esiste la pizza calabrese. E come si chiama? Croccante calabrese. Oggi abbiamo 18 affiliati. Adesso non ci resta che provare questa pizza e capire se Bruno ci ha detto la verità o ci ha preso in giro, ma non credo.